Maurizio Talotti, allenatore dei Mobilieri. Allora, Maurizio, una sconfitta brutta, anche perché meritata, sì. Che viene dopo la sconfitta in Coppa, momentaccio. Sì, non è un bellissimo momento, però voglio dire, dobbiamo valutare un po' tutto l'insieme della partita. Io credo che il primo tempo, almeno la prima mezz'ora del primo tempo, noi siamo stati all'altezza, abbiamo fatto un gol, magari fortunoso, sul calcio d'angolo, abbiamo preso un rigore, abbiamo sbagliato un gol di Yannick, di Nodale, praticamente quasi dentro l'area piccola ed è liberato da solo davanti al portiere. Abbiamo fatto trame di gioco, credo all'altezza. Poi abbiamo preso il gol e sull'1-1 si è disfatto tutto, cioè i ruoli in campo si sono persi, ognuno voleva risolvere la partita per conto suo. E quello che era la squadra del primo tempo pian piano si è asciugata e dopo il secondo tempo io credo che il secondo gol sia il terzo gol, scusa, sia un gol fortunoso perché è il secondo autogol insomma in una partita. Però va così, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo capire che il campionato non è così semplice come tanti pensano. È un campionato lungo ancora, è un campionato in cui possiamo sicuramente abbiamo giovani che possono fare un buon campionato, però ci dobbiamo rimboccare le maniche e non dobbiamo pensare assolutamente che il giocatore singolo può risolvere una partita. Purtroppo è così, cioè purtroppo è È così. una sconfitta, Maurizio, che in pratica vi riprecipita un po' nella zona abbastanza pericolosa, no? È una squadra giovane, per cui con tutte le conseguenze che questa sconfitta può portarsi dietro. Sì, d'accordo, però le partite vanno giocate, insomma, voglio dire, no? Adesso io non posso preoccuparmi che arrivo in una zona bassa della classifica e non posso fare niente, no? Qui c'è una squadra giovane, c'è una squadra che bisogna aspettare, per forza, non ci sono altre soluzioni, bisogna plasmarla un po', cercare di far capire anche ovviamente come vorrei giocare io, ma soprattutto rimboccarsi le maniche e cercare di far qualcosa di buono, perché credo che oggi, e come anche in Coppa, si sia visto che la squadra si può esprimere in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, e da un lato è anche un bene, abbiamo dei giovani che non possiamo pretendere che siano dei giovani esperti. O è giovane o è esperto, no?